Amici sportivi, benvenuti alla Meazza, 30ª giornata del campionato di Serie A, 9 alla fine, Inter-Livorno. Il saluto da Riccardo Gentile e Massimo Mauro. Ha battuto l'Inter, grande opportunità per Pandev. Danilevicius protegge bene, riesce a toccare per Raimondi, possibilità, attenzione, Raimondi mette dentro, Danilevicius, Cordoba, pallone lì, Giulio Cesar, reclamano il fallo di mano quelli del Livorno. Avanza l'Inter, Quaresma mette dentro, deviazione, Rubinho, e poi Pandev, viene anticipato all'ultimo da Raimondi. Cambiasso. Tocca dietro proprio per Quaresma, limite dell'area, prova il numero, Quaresma riesce ad andare via, attenzione fino in fondo, Quaresma trova lo spazio, Rubinho dice di no, la giocata di Riccardo Quaresma. Attenzione di Gennaro sul corto rinvio di Cordoba, pallone largo, Danilevicius prova a puntare la porta, mette dentro, un buon pallone, Pulsetti, Giulio Cesar, salva l'Inter, non è finita però, Raimondi fino in fondo, ancora cross, attraversa tutta l'area di rigore, deve liberare Maicon, alleggerisce per il suo compagno Giulio Cesar. Prova a rispondere l'Inter, è liberissimo Eto'o dall'altra parte, Thiago Motta lo vede solo adesso, buono il pallone però, Eto'o sul destro, rete, 1-0, l'invenzione di Samuel Eto'o. Allora il pubblico stava rumoreggiando all'attesa di Thiago Motta, ma Thiago Motta è stato intelligentissimo perché ha visto i suoi uomini sulla sinistra liberi, ha rallentato e poi ha servito l'uomo migliore, l'uomo più pericoloso davanti alla porta, che con una finta di sinistro si è liberato del difensore e poi l'ha messa perfettamente sul secondo palo. Adesso rilancio di Rubinho, di testa è andato Materazzi, insegue questo pallone Quaresma, la sua velocità, mette dentro un buon pallone, ancora Eto'o, Rubinho, cosa ha preso? Lo sguardo al centro, lascia partire il cross, pallone dalle parti di Materazzi che lascia sfilare, Pandev, sinistro dentro, ancora Eto'o, che gol! Samuel Eto'o! E qua è molto bravo Materazzi a lasciare andare la palla a Pandev, che poi anziché calciare, secondo me intenzione di Pandev era di calciare, poi l'ha stoppata male e allora ha messo un delizioso assist e Eto'o ha già pennellato quelle cose che vale la pena di pagare il biglietto per vederle. Si propone nuovamente Thiago Motta, il pallone per lui. Libertà per l'ex giocatore del Genoa del Barcellona. Cerca spazio, buono il tocco per Maicon, destro! 3-0! La combinazione, Thiago Motta-Maicon. Per Thiago Motta sotto ritmo ha fatto una roba straordinaria. L'ha fatta lentamente, piano piano, ma la perfezione. Buon lavoro di Diniz, Samuel su di lui. Tocco ravvicinato, occhio al cross, dentro, di testa Ribas, pallone che termina all'arco. E arriva adesso il fischio di Brighi, 3-0 per l'Inter che torna a vincere in campionato.